Buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Sigla. Allora, ragazze, oggi sono già quasi pronta, mi devo dare il mascara. Mi sono già fatta la base, insomma, mi voglio dare anche se mi metto la mascherina. Non lo trovo più questo, l'avevo già preparato. Questo qui. A parte questo, poi il resto ho usato tutta roba di Verochet. A parte questo che è della la Maybelline, le tinte quelle che non vengono via. Che sotto la mascherina mi ci piace questo. Però io sopra quello ci do questo qui che è di sempre di Verochet, un po' più accerito, perché mi fa l'idea che s'aggrappi a quello sotto e non e duri di più, ecco. La mia idea, eh? Non so se è vero, però a me mi sembra che funzioni. Perché già queste qui, tinte qui, sono molto resistenti, no? E dandole sopra quella tinta lì, che si sa che è risaputo che è molto resistente, secondo me si aggrappa lì e insomma si forma un colore unico e non si muove più di niente. Io la penso così. Vabbè. Ragazze, devo dare il mascara. Allora, ma poi vi faccio vedere da vicino, perché così non rende sto trucco. Invece qui nello specchio è molto delicato e molto carino. Allora, che vi stavo dicendo? Che mi sto agghindando così perché devo andare a farmi le unghie. Cioè, sono ridotte, la destra tutta rotta, la sinistra sono lunghe, la destra sono tutte rotte perché usando di più la destra è sempre più bagnata dell'altra e si rompono. Allora, vi volevo aggiornare su una cosa che mi era arrivata da Amazon, che avevo comprato, che chi di voi mi segue. Scusate, ma io mi trucchi, non so se mi vedete. Chi di voi mi segue su Instagram dovrebbe aver visto, dovrebbe sapere di che cosa parlo, perché è una pennina che dà degli impulsi e cauterizza, poi il termine esatto è quello, cauterizza, praticamente brucicchia, brucia, anzi non brucicchia. E tutti questi cicciniolini che mi erano venuti nel collo, per esempio, qui ce l'avevo, vedete, non so se si vede ancora, ce ne avevo tre, uno tra l'altro bello grosso, uno medio e uno più piccolino. Ragazzi, c'erano venute le croste, ora le croste sono sparite, magari vi metto qualche foto di qualche video su Instagram. Caso, io non mi metterei a farla nel viso perché ho paura, sinceramente, che mi rimanga il segno, però qui nel collo. E adesso vedete non c'è più niente e mi sono andati via cicciolini. Ragazze, io ho trovato l'America con quel coso lì. Poi c'avevo un'altra pe piccola verruca così piccolina, però cresceva sempre di più qui sulla coscia. Sapete, le verruche le potete trovare da tutte le parti. Io penso di averla presa al mare, purtroppo è così. Insomma, c'avevo questa verruca qui, ho bruciato anche quella, ragazze, è stata per una settimana proprio nera, tutta la crosta nera, e io non avevo il coraggio perché intorno era un po' infiammata. Ho detto, ma aspettiamo perché ho paura che magari mi sanguina. Invece no, invece non mi ha neanche sanguinato. Dopo una settimana ho fatto così proprio alla crosta, la crosta si è staccata e sotto la pelle liscia, cioè non c'è rimasto niente praticamente, una piccola cicatrice che chi se ne frega, meglio che della. Meglio che della cosa, meglio che della verruca. E ora, allora io ora per ora me ne ero levati tre soli.
questi cicciannelli, ma ne ho dell'altri anche qua dietro, c'è uno grosso, quindi sono propensa a usarla di nuovo. Adesso vi faccio vedere, aspettate che finisco, perché sto parlando di questo attrezzo, ma non ve l'ho neanche ancora fatta vedere. E comunque l'ho pagato, intanto vi dico quanto l'ho pagato, è un attrezzo che l'ho pagato 23 euro. C'è anche da di più, eh? Da 25, c'è da 30, c'è da 40, vabbè, io l'ho preso da 23 perché ho detto se poi dopo non funziona o non ho il coraggio di fare, buttare via dei soldi, non è il caso. Provo, perché poi avevo letto le recensioni, attenzione. Ho letto le recensioni e a parte qualcuno che diceva, ma secondo me era perché non l'aveva saputo usare bene, che diceva che gli erano rimasti tutti dei punti neri sul viso, però insomma, usarlo anche sul viso bisogna avere una certa cautela. Io sul viso non mi azzarderei a usarlo, perché insomma, non lo so, potrebbe rimanere una cicatrice e quindi insomma, finché è sul collo, ma chi se ne frega, tanto con capelli, ma chi li vede? Anche, ma comunque qui non mi c'è rimasto proprio niente, un po' di rossore per ora, poi se va via. Ci sono rimasti tre puntini rossi, basta. Vabbè, comunque io avevo visto le recensioni e le recensioni dicevano, mi ha fatto, cioè praticamente la maggior parte dicevano che era un attrezzo che funzionava, che avevano risparmiato soldi del dermatologo, perché ora a parte i nei, quelli... Cioè, i nei non li dovete toccare, lo sapete. Però questi cicciagnolini va bene. La pennina in questione è questa. Vediamo un po' se è ancora carica. Allora, arriva con questi cosini dentro, che sono tipo contorno fioc per cosare, per disinfettare. Con questi aghi tutti sterilizzati. Vedete? Sono tutti aghi. Sono parecchi, eh? Ci sono tre blister di aghi, vi stavo dicendo perché mi è stata interrotta da una telefonata. Ah, dei blister sono dunque 2, 4, 6, 8, 10 aghi, sono tre blister, quindi 30 aghi. La pennina è così, c'è il cavo per ricaricarla, la accendete così. E ci sono diversi gradi, vedete, fa anche la luce, però non mi ricordo come si fa, mi sa che scarica. Pigiate, vedete, aumentate i gradi. Vabbè, ora ho pigiato male, però insomma, arriva fino a 9 o 10, no, fino a 9. E poi riparte 1, 2, insomma, e così via. E ci mettete l'ago, ci sono anche due aghi un po' più spessi per le cose più grosse. Questi ce ne sono due. Sono questi a punta, vedete questi aghi qui, e poi ci sono questi aghini qui fini, vedete questi aghi qui, vedete questo qui che è caduto qui. Insomma, un po' di pizzichi. Secondo io ho cominciato col livello basso da 1, 2, su, sono andata su e perché avevo paura di sentir male. Fa un po' di fumo, sentite un po' di pelle, puzzo di pelle bruciata, bisogna. Cioè, è la verità, ve lo dico perché è la verità. Però vi levate questi cicci. Io quando mi mettevo una collana mi ci rimaneva sempre appiccicati. Questi ciccini mi facevano male perché poi a volte mi sanguinavano anche. Insomma, era un troiaio. Io ora me li sono levati tutti e basta, non ne voglio più sapere. Ora se ce n'è un altro qua dietro, bello grosso qua, lo voglio togliere. Poi insomma ce n'ho altri che magari li vedo male. Bisogna. E niente, ecco, vi volevo dire questo, che state attenti, magari non le usate sui nei o queste cose qui, o macchie particolari che quelle magari vanno fatte vedere da un dermatologo veramente che se ne intende, ma per questi cicciannoli qui questa cosa va benissimo, cioè risolvete il problema, almeno io. Sono la prova vivente che risolvete il problema. Ora, devo andarmi a fare le unghie, come vi ho detto prima, vi voglio far vedere il make-up come mi è venuto, ma non si vede perché è troppo chiaro, vabbè, molto, c'è un po' anche di dorato, ma non si vede.
Comunque, io mi vado a pettinare, ieri sono andata alla parrucchiera, mi sono fatta, no ieri l'altro, infatti non c'ho già più nulla, ma va fatti tutti i boccolini, magari vi metto una foto. Però il colore, mi piace il colore che mi ha fatto perché c'avevo un pezzo grosso così. E niente, speriamo che questi parrucchieri continuino a stare aperti, anche le estetiste, perché sennò povera a noi. Niente, ci si vede dopo. Vado a comprare il pane alla mia mamma alle 11:15, c'ho l'appuntamento, ci si risente dopo. Ciao. Ah, volevo farvi vedere i miei jeans perché l'altro giorno sono andata a fare shopping, tra virgolette, perché ho comprato poco. Però mi sono comprata questi jeans a Piazza Italia, volevo far vedere. Non so se rendono perché praticamente sono jeans semplici, ma sono bordati tutti di strass qui. Di qua e di là. Mi sono piaciuti perché sono carini. Se vi piacciono li trovate a Piazza Italia ancora perché ce n'era abbastanza, ce l'avevano messi da poco. E io li ho presi lunedì. 25 euro costano, quindi neanche tanto. E insomma, vestono bene, sono elasticizzati, non stringono. Io ho preso una 50 perché come fianchi mi stava. Mi sta come misura, mi sarebbe stata anche una 48, ma di vita, ragazzi, io ho messo i rosolini e la vita non riuscivo a chiuderla, quindi ho preso una 50, anche se è attillata lo stesso, però è di quel tessuto che cede, non è quel tessuto duro che vi fa manca il fiato, è un tessuto che si sente che dopo un po' che l'avete addosso si allenta un pochino e quindi ci state bene, non è assolutamente costrittore, ecco. Vabbè, via, vado a farmi, anzi, vado a comprare il pane alla mia mamma e poi dopo vado a farmi l'unghie. Sono appena tornata, vi faccio vedere le mie unghiette. Non so se renderanno bene. Praticamente sono una, c'ha l'effetto peluche, che sarebbe questo. Aspettate, ve lo faccio vedere in un'altra maniera. Allora, vediamo un po' se mette a fuoco così. Questo c'ha l'effetto peluche che c'ha tutti i decosini. E rosa, e questo invece c'ha tutti i granulini effetto macaron, insomma così si chiama lo smalto, ecco. Però questo qua, questi colori qui non è celeste ma è color lavanda, e non so perché qui si vede celeste, il rosa è abbastanza fedele, a parte i pelucchini che sono più aceriti, però vabbè, si vede così. Ok, poi sono passata dall'S lunga a prendere proprio 3 cose. Ho preso queste pizzette qui perché avevo fame, l'ho vista e mi ha fatto gola. Ho preso le patatine da fare al forno magari stasera. I fagiolini, anche questi, li faccio al tegame stasera. Poi ho preso queste due svizzere per domani, per lui che ho da fargliele per il pranzo. Oppure due di queste, vediamo cosa vuole. E poi ho preso la cioccolata della Lid con le nocciola fondente. E poi ho preso l'aglio granulato, macinato anzi, e ho preso il pepe macinato. E niente, ragazzi, ora mi metto a mangiare perché ho anche l'avanzi di ieri. Intanto mi mangio una pizzettina perché sono a fame che non ci vedo. E poi c'ho l'avanzi di ieri sera e mangio quelli. Questo tempo non è ancora guarito, guardate. E fa freddino. Sono venuta fuori a levare questa coperta che l'avevo messa a asciugare. È proprio freddino. Va bene, al sole si sta bene. Non ho tirato fuori nemmeno limoni. Sta qui è la bougainvillea. Sta rispuntando tutte le gemmine. L'antina invece l'ho lasciata qui sotto il gazebo stanotte. Però mi sa che ha avuto freddo, vedo c'ha i fiori chiusi. Sarà meglio che la riporto in casa. Paura che prenda freddo qui fuori. Vabbè. E invece abbiamo le fragoline che si stanno spuntando. Vedete? Guarda. Tutti i fiori, stanno arrivando le fragoline. Porto in casa. Sì.
porto proprio in casa. Ora che sto fuori, già ce l'ho lasciata stanotte perché me la sono scordata. Non vorrei che andassero troppo giù le temperature e questi fiori mi si sciupino. Già sono tutti chiusi, no? Vabbè. Ok. La mia orchidea ancora resiste. È da, dunque, da San Valentino che è qui, credo. Sì, da San Valentino, quindi da febbraio. O dalla festa delle donne. No, forse dalla festa delle donne. Non mi ricordo, comunque sarà un paio di... No, a San Valentino, perché c'è il cuoricino. Sì, San Valentino. E niente, questo resiste. Questo è finti, eh. C'è il cuoricino così, attaccato. Resiste qualche fiore, come questo, per esempio, da levare. Anche questo. Però vedo che ci sono dei rami con ancora dei boccioli. Boccioli da aprire, quindi per ora resiste, ma lasciamo là. Ah, aggiornamento sulla tarantola. Non so, chi mi segue su Instagram l'aveva visto che c'avevo una tarantola che non so quando era entrata, forse non so se ve l'avevo detto anche qui su un vlog, non mi ricordo. Comunque, questa tarantola doveva essere entrata nei giorni che aveva fatto un po' caldo, che era stato, sono stati dei giorni sui 27 gradi. Ed è sentata a casa, poi il gatto si vede la rincorsa un po', lei si era proprio rimpiattata da qualche parte e non si faceva più vedere. E una sera me la sono trovata lì vicino a quel quadro lì. Insomma, io sono stata tanto tempo lì a aspettare. Insomma, mi sono stata interrotta un'altra volta, scusatemi. Comunque, vi volevo dire che dopo diversi giorni che la tarantola si è stabilita praticamente nel mio salotto, passati sì, una settimana buona buona. E praticamente mio marito ieri sera, quando è andato che chiudeva la porta, se l'è trovata sopra la porta. E quindi l'ho visto venire di là a prendere la granata, uno scottes. Ma che fai? Dice, c'era la tarantola. Che l'ha tirata giù con la granata, quella fermata con lo scottes, l'ha presa e l'ha portata fuori e l'ha liberata in giardino. Quindi ci siamo levati la tarantola di tonno finalmente. E niente ragazzi, io vi saluto qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi, mi raccomando, e lasciatemi un like al video. Un bacione, alla prossima, ciao!